Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Crime and Comedy, sempre Marco Champier e Clara Campi, la Elodie del True Crime italiano. Ciao Clara. Ciao, ciao a tutti. Ecco, oggi parliamo di una storia abbastanza inquietante e piena di ombre, che in Inghilterra è famosissima, da noi un po' meno, e riguarda una bambina, ossia Mary Bell, definita anche la bambina demoniaca. Allora, oggi usciamo un po' dai classici serial killer di cui abbiamo parlato ultimamente e ne prendiamo uno che potrebbe essere un serial killer in erba se non fosse stato fermato, ossia Mary Flora Bell. Esatto. E questa qui è una storia famosissima in Inghilterra, addirittura c'è una legge che porta il suo nome del 2003 ed è una storia, come dicevo nell'introduzione, piena di ombre e piena di dubbi. Ma andiamo con ordine. Chi è questa Mary Flora Bell? Mary Flora Bell è una bambina che nasce il 26 maggio del 1957 a Newcastle upon Tyne, che è praticamente Newcastle in Inghilterra, nella parte nord dell'Inghilterra vicino alla Scozia. E nasce da una madre, Betty. Beh, che fin qua nasce da una madre, ok. Nasce da una madre, no, che stavo dicendo, non, di cui io non ho trovato il cognome, sinceramente, o se l'ho trovato non me lo sono segnato. La chiamano Belle, è vero che Belle poi è il nome del suo uomo, quindi non è il suo, però sì, dappertutto la chiamano Betty Belle. Vabbè, comunque l'unica cosa certa di questa madre che è che si chiama Betty e fa la prostituta. E fa la prostituta, tra l'altro, pendolare, perché va a lavorare a Glasgow in Scozia. E tra l'altro non è una classica prostituta e basta, è una prostituta dominatrice. Ossia, i maschi inglesi la pagano per farsi frustare e prendere a sculacciate da... Sì, allora, non è che questa sia una caratteristica degli inglesi, però è vero che questo tipo di perversione è particolarmente diffusa tra di loro. Probabilmente è dovuto al fatto che loro hanno la fissa dei college, le punizioni corporali, ti resta qualcosa nella testa da bambino e poi lo vuoi anche da grande, non lo so. Sì, una cosa del genere, oppure, essendo loro conquistatori, poi vogliono farsi conquistare, in realtà. Il fatto che siano conquistatori e abbiano conquistato mezzo mondo è una sorta di mega compensazione del loro... Però... Sì, è vero, no, è verissimo, perché l'Inghilterra ha conquistato tutto il mondo, però io faccio fatica ad associare l'inglese medio ad un conquistatore. Oggigiorno sì, quello lì è vero, cioè proprio... è vero. Comunque questa Betty, tornando alla nostra storia, questa Betty ha 16 anni, rimane incinta e partorisce questa bambina che poi chiamerà Mary Flora, no? Sì. E le darà il nome, prenderà il cognome Bell da Billy Bell, un uomo che subito dopo la nascita di Mary si mette con la madre Betty. Il padre di Mary praticamente è sconosciuto, no? E il padre putativo è questo Billy Bell. Sì, a tutti gli effetti suo padre, anche se lei doveva chiamarlo zio, perché la madre riceveva... Come? Gli ospiti in casa. No, non per quello, cioè lei doveva chiamarlo zio perché il governo inglese alla madre single dava dei sussidi. E quindi diceva non chiamarlo papà prima che mi vengono a fare i controlli per i sussidi, e quindi doveva chiamarlo zio, però pensava che fosse suo papà, però non è suo papà, e poi più avanti nella vita lei cercherà di scoprire chi è suo papà, e ci sono delle teorie per cui suo papà sia in realtà suo nonno, quindi noi questa cosa iniziamo a buttarla lì, anche se sono teorie. E poi... Vabbè, come ti dicevo anche Marco, io ho questa teoria che ogni volta che non si sa chi è il padre di un serial killer tutti dicono che è il nonno, perché anche Ted Bundy dicono così, quindi insomma nel dubbio allora ci deve essere un incesto, perché è da lì che nascono i serial killer, non è vero. Esatto, ma nascono anche da un altro fatto, dal fatto che questa Mary non era assolutamente voluta da Betty.
Beh, certo. E infatti i familiari di Betty dicono che più volte ha tentato di ucciderla, un paio di volte ha tentato di venderla, cioè una volta è andata in un posto per farsi affidare i figli e voleva lasciarla lì per farla affidare a qualcun altro. Siccome gliel'hanno rifiutata, lei ha beccato una signora fuori che era disperata perché voleva un figlio in affidamento e non glielo davano e lei le ha venduto la figlia e le ha venduto questa Mary, che è stata recuperata in realtà poi dalla sorella di Betty, cioè dalla zia di Mary. Sì. E cosa succede? Che Betty poi ha altri due figli, tanto non voleva questa bambina che poi ha altri due figli, che comunque tratterà come questa bambina. E questa Mary Bell cresce in un modo un po' particolare, nel senso che il padre, come dicevi tu, si faceva chiamare zio, però lei stravedeva per lui. E lui ovviamente faceva l'impiegato in banca. No, no, assolutamente no. Faceva praticamente il ladro, quindi veniva spesso arrestato per appunto furti e per rapina a mano armata. Tra l'altro l'ultima volta verrà arrestato nel 69, alla fine della nostra storia. Comunque, questa Mary praticamente stravedeva per Billy Bell, tanto che a volte le chiedeva qual era la cosa peggiore che un uomo potesse fare. E lui candidamente a una bambina cosa vuoi rispondere? Sparare un poliziotto, uccidere un poliziotto. Esatto, e quindi per Mary Bell sta cosa qui rimane la cosa più terribile che una persona possa fare. Però l'infanzia di Mary Bell è particolare perché lei finisce spesso in ospedale per overdose di farmaci. E tra l'altro quando ha 5 anni vede un bambino, un suo coetaneo, nel 1961, vede un suo coetaneo che viene investito da un autobus. E questa cosa pare che la sciocchi. Ora, io quando ho letto sta cosa qua sono andato a cercare meglio perché ho detto non è che magari per caso è stato un camioncino dei gelati ed è il bambino, perché ogni tanto sogno questi crossover. Sì, crossover con Frank West che in quel periodo vendeva i gelati, quindi esatto. Io sogno spesso questi crossover tra serial killer, anche l'altra volta che stavamo parlando di Gary Ridgway io ero andato a vedere se per caso non operasse nella stessa zona di Eileen Wuornos, però purtroppo erano da due parti opposte degli Stati Uniti, però sta cosa qua mi... Peccato. Però dai, lì c'era già il crossover con Ted Bundy, che non è una cosa da poco. Quindi... No, assolutamente. Tra l'altro hanno fatto anche un film, Ted Bundy and the Green River Killer. Sì, ho visto solo il trailer, però so che esiste, sì. Sì, magari che lo guarderò. Sembra una roba fake il trailer, però va bene. Vedremo. Comunque, stavamo parlando di Mary Bell, che appunto vede un suo compagno di classe a 5 anni che viene investito da questo autobus e pare che, oltre al fatto di finire in ospedale spesso per overdose di farmaci che venivano sempre presi così, a caso, cioè nel senso che una volta ne trova alcuni nascosti dentro un grammofono, un'altra volta finiscono mischiati in mezzo alle caramelle che le porta una zia, un'altra volta li ruba dalla borsa di sua madre, eccetera. Tanto che poi, analizzando il comportamento della madre, no? di questa Betty, di come si comporta alla fine della vicenda e anche dopo e anche poi in tribunale, alcuni hanno teorizzato che fosse affetta da Munchausen by proxy, dalla sindrome di Munchausen per procura. Ed è una teoria abbastanza, secondo me, che non sono nessuno, abbastanza fondata. Sì, però non sei impegnata fino in fondo, perché alla fine ogni tanto finiva in pronto soccorso la bambina. Però perché in realtà sì, anch'io l'ho letta questa cosa della Munchausen. Però mi sembra che in realtà lei cercasse poca attenzione tramite i figli, quindi non mi tornava per questo. Ma in realtà all'interno della famiglia sì, perché ogni tanto abbandonava Mary Bell dei familiari, poi tornava a prenderla. Una volta addirittura sua sorella, che le ha chiesto come stava Mary Bell, lei ha detto è stata investita da un camion. Tutti disperati. Poi il giorno dopo ha detto no, non è vero. E Mary Bell è viva e vegeta.
Sì, e poi qua... faceva cose strane anche perché, come dicevi tu, cercava di farla adottare. Poi però, quando la famiglia si è offerta di tenerla loro, lei ha rifiutato. Quindi comunque sì, si comportava in modo veramente strano e incoerente. Insomma. Sì, sì, era un attention whore, una drama queen, come si vede poi anche in tribunale. E cosa succede? Che però una cosa sembra certa è che Mary Bell ha spesso assistito agli incontri e coadiuvato la madre negli incontri sadomaso che faceva coi clienti. Corrono voci che Mary Bell sia stata anche violentata e venduta a uomini. Ora, però questo poi cozza con altre dichiarazioni, cioè con altre cose che sono successe poi nel 77, quindi 20 anni dopo. No? Ma a questo qui ci arriveremo, cioè ci torneremo poi dopo, quando arriveremo appunto al 77. Il fatto è che questa Mary Bell appunto cresce in questo sobborgo di Newcastle che si chiama Scotswood. È il quartiere, che è un quartiere periferico molto povero, dove i bambini praticamente vivono per strada quasi. Sì. E vicino a casa sua, cioè proprio nella villetta accanto, vive un'altra famiglia che fa di cognome Bell, che però non sono parenti. E lei stringe amicizia, a questo punto ha già 10 anni, stringe amicizia con questa Norma Joyce Bell, che è una bambina di 13 anni, pare un po' lenta, diciamo, o verrà dipinta comunque... Sì, sì. Anche se in realtà, cioè, questa cosa che lei avesse leggero ritardo è venuta fuori in tribunale, perché poi nel vicinato nessuno prima di quel momento diceva che Norma fosse una povera... no, quella parola non si può dire adesso, però negli anni 50-60 dicevano 60. Negli anni 60 dicevano sicuramente la parola con la R, comunque non era quello. Era una bambina come tutte le altre, che anzi aveva responsabilità, perché poi lei aveva 11 fratelli ed era una delle maggiori, e quindi era abituata ad avere a che fare con i bambini, e spesso la chiamavano per fare un po' da babysitter anche con altri bambini del quartiere. Quindi comunque, se tu ritieni una persona con limitate capacità mentali, non gli affidi dei bambini. Assolutamente, no, ma infatti questa cosa qua appunto viene fuori poi in realtà in tribunale. Più che altro per il comportamento sia di Mary Bell che di Norma. Comunque, torniamo alla nostra storia. Questa Mary Bell e questa Norma sono sempre in giro a far danni insieme. Senso che si spingono a vicenda a fare la cosa più grossa che riescono poi, cioè, nel senso che gli viene in mente, no? Perché c'era questo giochino che chi non faceva la cosa più grossa era un pollo, no? Certo. Ecco. Vabbè, le sfide tra bambini, che ti sfidi a fare le robe più stupide per far vedere che sei coraggioso. Esatto. E cosa succede? Che l'11 maggio del 1968, quando Mary Bell ha ancora 10 anni e Norma ne ha già 12-13, perché lei era più grande di 3 anni, mi pare, di Mary Bell, tra i 2 e i 3 anni, poi nel senso sono un po' confuso, cioè di Norma si trova un po' poco. Sulla sua biografia, fin troppo poco, diciamo. Esatto, diventa quasi una cosa che ti fa sospettare, però comunque vorrei anche sottolineare che a quell'età lì, 2 anni di differenza sono tanti. Cioè, non è tanto normale una ragazzina di 13 che va in giro con una di 11. Sì, anche se siamo in un'Inghilterra abbastanza rurale, povera, e quindi diciamo che i bambini sono... cioè crescono un po' più in fretta. Beh, certo. Mary Bell comunque, a sentire quello che le era successo, assisteva al lavoro della madre, assisteva la madre anche nel suo lavoro, quindi diciamo che probabilmente era un po' più grande della sua età, dei suoi 10 anni. Sì, quello sicuramente, però mi resta sempre un po' perplessa quando c'è questa differenza di età in quella fascia lì, perché è una fascia molto particolare. Sì, è una fascia molto particolare. E cosa succede? Che l'11 maggio del 1968, praticamente Mary e Norma stanno giocando con un bambino di 3 anni, che pare sia uno dei cugini di Mary Bell, e... sono in questo rifugio antiaereo, penso della Seconda Guerra Mondiale, un residuato lì a Newcastle, e questo bambino misteriosamente vola giù da
diciamo un rialzo, sono su una collinetta, quindi c'è un piccolo burrone, niente di particolarmente alto o dannoso, se non che questo bambino batte la testa e sanguina. Quando arrivano gli adulti, con lui ci sono appunto Mary e Norma Bell. E il bambino, cioè, ovviamente non li accusa, vengono solo, diciamo, redarguite. Non c'è un, come si dice, non c'è un un'indagine o qualcosa del genere. Ma no, certo, un incidente mentre si gioca, capitano queste cose. Assolutamente, assolutamente. Infatti, poi il 12 maggio, Mary e Norma attaccano briga con quattro ragazzine, di cui due scappano e due pare che vengano strozzate da Mary e Norma. Da Mary, soprattutto da Mary. Norma le faceva un po' da palo, diciamo, da guardia spalle. Queste ragazzine sono Susan Cornish e Cindy Helpe, o Helpy, adesso non so esattamente come si pronuncia. E praticamente anche qua le due bambine escono con un richiamo. Pare che si fossero messe a litigare con queste quattro ragazzine. Norma ha preso le altre due che poi sono scappate. E Mary prima ha tentato di strozzare appunto Cindy Helpe, e poi quando lei è riuscita a liberarsi si è buttata su Susan Cornish. Le altre due sono scappate, sono andate a chiamare gli adulti e niente, praticamente la cosa finisce qua. Le bambine escono con un richiamo ufficiale dalla polizia, dai genitori e tutto quanto, ma non succede niente di che. Il 25 maggio, tra il 24 e il 25 maggio, perché non si capisce bene la data, cosa succede? Parliamo di un altro bambino, no? Tale Martin Brown. Lui cosa fa? Il 24 maggio, presumibilmente, si sveglia la mattina, questo qui è il racconto della madre, prepara il latte per il fratellino, il latte caldo, ed esce di casa per andare dalla zia. Questo bambino, questo Martin Brown, non tornerà più a casa. La sera non torna a casa, che lo aspettavano ovviamente per cena, per la merenda, quel che è, e praticamente il 25 maggio, che è il giorno prima del compleanno di Mary Bell, viene trovato da dei ragazzi dentro una casa abbandonata. Ossia, questi ragazzi praticamente stavano giocando, volevano prendere tipo il legno così da questa casa abbandonata e diroccata, e due salgono dentro, entrano in questo edificio appunto smembrato, diciamo, e praticamente al piano di sopra trovano questo Martin Brown sdraiato per terra supino, quindi con la pancia all'aria, e c'è accanto a lui un flaccone di pare aspirine. Il ragazzo che fa da palo, perché comunque era vietato, cioè comunque entrare negli edifici abbandonati diroccati lì a Newcastle, anche se poi i ragazzini giocavano per strada, vede che si avvicinano due bambine, e sono Mary e Norma Bell. Entrano in questo edificio da una parte, diciamo, nascosta, entrano dalla staccionata aperta, ma cosa succede? Che nel frattempo i ragazzi che erano entrati vanno a chiamare degli operai che erano lì vicino, no? E questo, praticamente uno di questi operai tenta di rianimare questo Martin Brown, ma ovviamente non ci riesce perché il bambino è morto. Arriva la polizia e allontanano tutti quanti, compresi Mary e Norma. E la prima cosa che fanno Mary e Norma è correre dalla zia di questo Martin Brown a dirgli: oh, ma sai che Martin Brown, che tuo nipote Martin è morto? Vieni a vedere, ti portiamo a vederlo. E cosa succede? Che praticamente la polizia dichiara questo bambino morto accidentalmente soffocato da questo flaccone di, chiamiamole, aspirine. Poi non so se effettivamente sono aspirine o pillole di qualcosa. Sì, ho trovato aspirine un po' dappertutto, però vabbè, infatti mi sembrava strano che fossero aspirine. Comunque, da queste pillole, e la morte viene dichiarata accidentale. Che poi, aspetta, non abbiamo detto quanti anni aveva questo bambino, perché noi abbiamo un bambino che si sveglia, prepara il latte per il fratellino, sì. Esce, torna a casa da solo. Quanti anni ha, Marco? Quattro. Martin.
Cioè, a me questa, ora stiamo parlando di una morte ed è una cosa tragica, però a me sconvolge che a 4 anni addirittura prepara il latte per il fratello più piccolo e poi va in giro tranquillamente a 4 anni. Ma infatti era anche quello che dicevo prima sul fatto che la differenza di età, cioè a quel tempo lì i bambini erano un po' più svegli, cioè. Certo. E poi vabbè, comunque questo bambino era particolarmente abile, diciamo, anche perché comunque preparare il latte caldo, cioè hai bisogno di una certa manualità, voglio dire, io a 4 anni ancora... Vabbè, lasciamo perdere. Ma anche adesso, comunque. Ma anche adesso sono in giro col pannolino a mangiare la terra. No, e poi se posso dire, che bella immagine che stai dando a tutti i nostri ascoltatori. No, comunque, un'altra cosa che posso dire di questa storia, che ogni volta che parlo di questa storia, leggo, guardo documentari, mi sembra sempre che sia ambientata molto prima. Cioè mi dà l'impressione di una storia degli anni 50, anche prima stavo dicendo anni 50, invece siamo alla fine degli anni 60, io direi anni 40, anni 50, ma pure dalle foto sembrano tutti bambini degli anni 50 e invece sono della fine degli anni 60. Sì, cioè, ma questo è indice del fatto che, come si chiama, Newcastle è un po', diciamo, è nel nord dell'Inghilterra, vicino alla Scozia, ed è una zona molto rurale, molto arretrata, cioè quei tempi era molto arretrata. Sì, e poi soprattutto quel quartiere, che era un quartiere comunque abbastanza... Cioè non era proprio il posto sicuro, c'erano... Non è che solamente la famiglia di Mary Bell, c'era la madre prostituta e il padre criminale, era abbastanza una zona così. No, infatti, ma comunque anch'io ho questa impressione qua che sia una storia che si svolga negli anni 20. Cioè, nel senso, tu ancora tipo... prima di me, io ce la vedevo proprio dopo guerra, e quindi resto sempre male che invece era il 68. No, a me sembra una roba degli anni 20, dalla depressione, cioè quando vedo le foto... Così mi dà quell'idea lì. Vabbè, comunque, questo piccolo Martino viene trovato morto il 25 maggio e il giorno dopo è il compleanno di Mary Bell. Uh-huh. Fa 11 anni, perché è nata appunto nel 57, non mi ricordo se l'ho detto all'inizio. Comunque, fa 11 anni e lei come decide di festeggiare il compleanno? Tentando di strozzare una sorella minore di Norma, della sua amica Norma. Viene beccata dal padre di Norma, che le dà un paio di sberle e la manda via. Se non che la sera, però questo qui lo scopriranno solo il giorno dopo, la sera nella scuola materna di Martin succede un disastro. Ossia, qualcuno entra nella scuola, mette a suo quadro tutto e lascia dei messaggi sui muri. Ora... Chi ci segue su YouTube vedrà i messaggi originali proprio scritti sui muri col pennarello. Io li diciamo in italiano perché è inutile dirli in inglese e poi in italiano. No, vai, dilli in italiano. Ok, uno è: io uccido così posso tornare. Che è inquietantissimo. Che è inquietantissimo e tra l'altro con una grafia molto, molto incerta e tra l'altro tutti questi messaggi sono pieni di errori. Addirittura uno, che è l'ultimo che leggerò, sembra che abbiano cominciato a scrivere in un modo e poi infatti ci sono delle parole che non tornano all'interno del messaggio, tipo c'è un because come lo conosciamo meglio noi italiani, che è messo lì in mezzo alla frase e non c'entra niente. Comunque appunto la prima frase è: io uccido così posso tornare. Poi c'è un'altra sotto che dice: abbiamo ucciso Martin Brown, fanculo bastardi. Sì. Io mi sono permesso di tradurre il fuck off con fanculo e non fottuti bastardi. Vabbè, comunque. No, in questo caso è fanculo perché è fuck off, non è fucking. Okay. Sì, giusto. Sì. Quindi non è fottuti bastardi, ma è fanculo bastardi. Ma continuiamo a ripetere queste due parole, il loop. Sì, direi. Sì, esatto. Esatto. E poi un'altra dice: siete topi, e qui c'è il perché messo a caso, il because messo a caso. Siete topi, abbiamo ucciso Martin Brown, è meglio che state attenti perché ci saranno altri omicidi. By Fanny and the Old Faggot. Sì, sono due parole particolari perché Fanny tu lo senti e dici, ah beh, un nome di ragazza normale, no, sì. Adesso lo traduco. E poi vabbè, Old Faggot, credo che lo sappiamo tutti, sì. Non so se posso dire quella parola, magari ci bloccano su YouTube, comunque la parola con la F che insulta gli omosessuali, esatto, è la traduzione di Faggot. È quella che poi finisce con Ocho.
Ok, invece Fanny, tra l'altro aspetta, sì. Però per gli inglesi mi sa che ha un altro significato, perché per gli americani il fanny pack è il marsupio, che quindi si appoggia sul culo per stare su, quindi fanny è il culo, ma credo, e smentitemi se sbaglio, io ho vissuto negli Stati Uniti, non in Inghilterra mai, credo che per gli inglesi fanny non sia anche un altro modo di dire figa, nel senso dell'organo genitale, non nel senso che figata. Guarda, non lo so. Penso di sì, ma comunque se non lo è, gli americani lo usano per dire il sedere, quindi anche Fanny, che a primo acchitto dici, ah ok, quindi una ha un nome femminile e l'altra si è firmata con Old Faggot. Sì, esatto. Invece no, anche Fanny comunque ha un suo doppio senso, anche se è chiaramente più carino dell'altro come nomignolo. Ok. E poi questa frase qui dopo le firme finisce con andata a fan... L'abbiamo già detto prima, è inutile che lo ribadiamo. E poi c'è un'altra, certo, che dice fottiti, uccidiamo, attenti, sempre Fanny e Faggot. Sì, stavolta solo Faggot, non è più sì, old. Che tra l'altro old è scritto O-U-L-D, cioè quindi è un inglese un po' arcaico, un po'... Bah, secondo me non sapevano fare lo spelling. Sì, anche perché in una di queste frasi Martin è scritto male, è scritto Martion o Martiun. O una roba del genere. E comunque trovano appunto l'asilo di Martin praticamente devastato con queste scritte sui muri, però la polizia derubrica il tutto in un atto vandalico generico. Sì. Che ci sta, però... Sì, sì. Però, boh, comunque ti stanno fornendo una pista su cui indagare, un occhio daccelo, non dire, sì, ah, dei teppistelli, sì, basta. Anche perché poi le perizie calligrafiche su queste cose, perché ovviamente ci sono tutte le foto, cioè non siamo veramente negli anni 20, siamo negli anni, a ridosso degli anni 70, quindi esatto. Poi le foto comunque le fanno a questi, come si dice, a questi graffiti sui muri. Almeno quello, se li avessero cancellati senza neanche fotografarli, veramente... Esatto, sì sì, infatti, e praticamente ritroveranno le grafie sia di Mary Bell che di Norma, no? E il 30 maggio succede un'altra cosa, quindi 4 giorni dopo l'invasione della scuola materna dove, e che poi vabbè è un asilo, dove andava Martin che aveva appunto solo 4 anni, praticamente... La mamma di Martin sente che si chiama June Richardson, sente bussare alla porta, va a aprire e c'è questa Mary Bell sorridente che le chiede se può vedere Martin. Ovviamente la madre è distrutta e le dice guarda che Martin è morto, e lei le risponde sì sì lo so, ma io volevo vederlo dentro la bara. Che è una roba che rimane un po' così, anche perché non l'abbiamo descritta, però Mary Bell è molto piccola di statura per i suoi 10 anni, è molto magra, ma ha un viso bellissimo, con questi occhi azzurri molto grandi, che tra l'altro faranno parte anche della creazione del mostro da parte di media, di questa, certo, di Mary Bell, perché ha questo sguardo, diciamo, leggermente inquietante, no? Poi soprattutto viene diffusa quella foto dove lei ha gli occhi spalancati, che vabbè, chi ci segue, esatto, su YouTube ovviamente la vede, e sembra effettivamente uno sguardo demoniaco, come è stato definito dalla stampa. Sì, come dicono tutti, ma io continuo a guardare quella foto e non mi sembra la foto di una bambina demoniaca, con tutto che probabilmente lo era, però la foto di per sé... Non sì, mi crea questa particolare inquietudine di cui tutti parlano, tutti dicono ah quella foto, ho visto il male negli occhi, no è una foto... No, ma infatti anch'io non è che ho visto il male negli occhi di quella foto lì, è un'espressione solo un po' strana, anche perché penso che sia la foto che l'abbiano fatto dopo l'arresto. E quindi sì, è... penso anch'io, perché guarda in camera con espressione persa, quindi... Sì, sì, anzi, sì, in effetti sì, poi... in bianco e nero, cioè con questi occhi azzurri che quasi si vede solo la pupilla, eccetera, cioè dà quell'impressione lì. Poi ovviamente la stampa ci marcia e, come sappiamo benissimo, una cosa ripetuta più volte diventa verità. E quindi, tutti... Però, tra l'altro, quando è stato ritrovato Martin, che le due bambine sono andate... dalla zia a dirle guarda che Martin è morto, se vuoi ti facciamo vedere il corpo, eccetera, cosa succede? Che loro stanno un po' dalla zia,
cioè queste due bambine rimangono in compagnia della zia e cominciano a torturarla, diciamo moralmente, perché cominciano a dirle: ma ti manca Martin? Ma secondo te Martin mancherà la sua mamma? Ma un bambino muore, poi cosa fa? Torna, poi non torna più, cioè queste cose qui, tanto che a un certo punto la zia gli ha detto: sentite, andatevene fuori e le caccia via, e le caccia via. E appunto il 31 maggio, cioè il 30 maggio succede questa cosa, che vanno a torturare, cioè che Mary Bell va a torturare. Poi lei dirà che in realtà era una delle sfide che le aveva lanciato Norma, andare a dar fastidio alla mamma di Martin. E questo a me in realtà sembra molto credibile, no? Ti sfido a bussare alla mamma di Martin, dire che vuoi vederlo nella bara. Esatto. Se no sei un pollo, Lenda. Cioè questo in realtà ci credo molto che sia una sfida, poi fatta con cattiveria, certo, ma con cattiveria più da parte di chi sfida che di chi lo fa. Sì, 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 esatto, esatto. È la stessa cosa che pensavo anch'io. Nel senso che alla fine non è tanto chi fa il gesto, ma a chi gli viene in mente di fare quel gesto lì. Cioè, nel senso, esatto. Molte volte non è neanche tanto il gesto che viene fatto, ma il fatto che come cacchio ti sia venuto in mente di fare una roba del genere, no? Cioè, nel senso, è più inquietante l'idea che c'è alla base piuttosto che la realizzazione dell'idea stessa, no? Esatto. E il 31 maggio succede un'altra cosa. Allora, vista la morte di Martin, vista l'ennesima irruzione nell'asilo di Martin, decidono di mettere un allarme. Il 31 maggio di notte, questo allarme scatta. La polizia arriva e becca Mary Bell e Norma che tentano di rientrare in questo asilo. Anche qui vengono fermate, vengono redarguite dalla polizia e vengono lasciate andare. Sì, a me questa cosa mi lascia veramente sconvolta, perché comunque a questo punto almeno hai beccato quelle che probabilmente potrebbero aver fatto il casino la sera prima, cioè almeno quello, se anche tu già non le stai considerando delle potenziali assassine. Però perché stanno entrando di nascosto in una scuola che è stata appena messa sotto quadro? Forse c'entrano? Sì. No, invece le lasciano andare tranquillamente. Sì, sì, ma il fatto è che comunque, ora, anche se non sei un perito calligrafo, un investigatore della scientifica, cioè lo vedi che quelle scritte lì non sono di adulti. Mm-mm. Quindi poi trovi due bambine che tentano di entrare, insomma, prova un attimo a collegare le cose e, cioè, nel senso, fai un po' 2+2, no? Ma posso dire che forse loro davano per scontato che fossero stati dei bambini maschi a fare tutto il casino? Darsi. Mi è venuto in mente adesso, in realtà non è una teoria che avevo formulato prima di trovarci per questa puntata, ma mentre lo dicevi, perché mi stavo chiedendo anch'io perché non le hanno considerate dei sospettati almeno per quella cosa, forse perché nella loro mente erano proprio convinti che erano dei teppistelli maschi. È possibile. È più strano vedere due ragazzine, tanto più che una, oltre a essere piccola, sembra anche più piccola di quella che è. Perché alla fine Norma appunto aveva i suoi 12-13 anni, ce li aveva, quindi già ci pensi che puoi fare queste cose. Però una bambina di 11 che ne dimostra 9, non pensi che vada a mettere sotto sopra una scuola. Sì, no, ma anche io ad esempio una cosa che mi ero chiesto quando leggevo queste cose qui, che non ho trovato da nessuna parte, è che altezza erano queste scritte. Perché, sì, no, non lo so neanch'io. Perché, ok, potevano salire sulle sedie, ma comunque era un asilo... era un asilo, quindi non è che ci fossero proprio le sedie quelle da adulti. Mm-mm. Cioè, nel senso, c'erano magari gli sgabellini o delle sedie per bambini, quindi oltre un tot non potevano andare. No, di però non lo sai se c'è la cattedra della maestra. Ah, già, giusto, anche questo. Ci possono essere anche quelle cose. No, però effettivamente, ecco, non avevo pensato a guardare, ma non so neanche io l'altezza. No, io l'ho proprio cercato, non l'ho trovato da nessuna parte. Ma cosa succede? Che praticamente adesso siamo appunto al 31 maggio, non succede niente per quasi 20 giorni. Il 21 luglio, praticamente alla porta degli Howie bussa una bambina, loro aprono e Mary Bell, ovviamente, che dice che Norma ha ucciso Martin Brown. E se ne va. Così. Poi lei sta dando un'informazione, insomma. Sta dando un'informazione.
ma così, di punto in bianco. Comunque rimane il fatto che Norma era la babysitter di questo Brian Howie, che è il figlio di, della famiglia a cui Mary Bell è andata a bussare per dire che appunto Norma aveva ucciso Martin. Sì, e tra l'altro sta dicendo che la loro quella non era proprio la loro babysitter, in realtà glielo lasciavano ogni tanto, sì, sì, quando non lo potevano tenere, però sì, cioè comunque ti sta informando che una persona che tiene tuo figlio ha ucciso un altro bambino della stessa età. Esatto, esatto. E poi tra l'altro gli fa anche il gesto dello strozzamento, no? Cioè si mette le mani al collo e gli fa vedere come pare che Martin sia morto. Però poi se ne va e anche questa cosa cade nel nulla, nel senso che la famiglia non denuncia, non succede niente. Se non che il 31 luglio praticamente questo Brian Howie di 3 anni sparisce nel nulla. Cominciano a cercarlo e tra quelli che si mettono a cercare questo bambino ci sono anche Mary Bell e Norma, e l'amichetta Norma, che tra l'altro si accodano alla sorella maggiore di questo Brian, che sarebbe Pat, e a un certo punto, mentre passano dalla ferrovia, praticamente c'è la ferrovia a Newcastle, c'è la ferrovia e dopo c'è un campo aperto dove vengono buttati dei detriti, dei rimasugli di costruzioni eccetera, tra cui alcuni blocchi di cemento, grossi blocchi di cemento, e Mary dice magari Brian è andato a giocare là, indicando appunto questi grossi blocchi di cemento. Norma si affretta a dire no, ma Brian non va mai lì, perché lei lo conosceva. E cosa succede? Che alle 11 di sera trovano, la polizia trova in questi blocchi di cemento Brian prende ricoperto di fiori ed erba, ha i capelli tagliati malamente con delle forbici che vengono trovate accanto al suo corpicino esanime, sul collo ha dei segni di soffocamento e ha dei tagli su tutto il corpo, compresi i genitali. Sembra, anche qui le versioni sono contrastanti, sembra solo che l'abbiano, a volte dicono che l'hanno circonciso, altre volte dicono che gli abbiano proprio tagliato il pene, altre volte anche i testicoli, altre volte solo graffiato. Comunque ha il corpo martoriato e il bambino è purtroppo morto. Certo. Sì, la prima cosa a cui pensa la polizia è che ci sia in giro un pedofilo che abbia violentato e come si dice, abbandonato il corpo di questo povero Brian lì in questo campo, su questi blocchi di cemento, se non che il detective James Dobson nota una cosa che poi viene avvalorata anche dal patologo, quello che esegue l'autopsia. Allora, innanzitutto, durante l'autopsia vedono che sulla pancia di questo Brian, tra i vari graffi, ha anche una lettera incisa con una lametta Gillette di quelle lì, nel senso i rasoi quelli a serramani, con una di quelle lamette lì, che sono taglientissime. E infatti il taglio non l'avevano visto subito perché è molto sottile, no? Sì. E c'è questa lettera che pare sia una N o una M, cioè in realtà è una M, però sì, c'è un piccolo mistero, nel senso che una gambetta della M sembra aggiunta dopo. Sì, quindi poteva essere una N a cui è stata aggiunta la gambetta per farla sembrare una M, poi magari ci torniamo su meglio, sì, su questa cosa. Ricordiamoci, esatto, le bambine si chiamano Mary e Norma. Esatto, si chiamano Mary e Norma. E infatti questo James Dobson, che è il detective che diciamo segue le indagini, nota, come dicevo prima, insieme al patologo, oltre a questa N e a questa M incise sullo stomaco del bambino, notano un'altra cosa, che praticamente i segni di strangolamento sono molto leggeri e sembrano fatti da mani molto piccole, nel senso un uomo non avrebbe mai strangolato un bambino lasciando quei segni lì, perché il collo di un bambino di 3 anni è molto piccolo e molto sottile, quindi l'avrebbe avvolto, invece lì sembrano mani piuttosto piccole. E allora cosa succede? Gli viene in mente che potrebbe essere, visto com'è la situazione in questo sobborgo di Newcastle, che potrebbe essere stato un bambino. Mm-hmm.
Tra l'altro James Dobson, che è appunto il detective, dice che c'è una certa grazia anche di come è stato lasciato il bambino e di come è stato coperto, e anche i segni sul petto e sulla gola sono molto aggraziati. E cosa fa? Comincia a interrogare tutti i bambini della zona. 1200 bambini. Ma li ha interrogati tutti e 1200? No, in realtà non proprio personalmente, ha distribuito dei, come si dice, dei questionari a cui i bambini dovevano rispondere. Però cioè, sono 1200, ma andavano dai 3 anni praticamente ai 15, probabilmente parlavano con quelli più piccoli e facevano scrivere quelli più grandi. Certo. E cosa succede? Che praticamente vengono fuori sempre i nomi di Mary e Norma. E anche loro, una volta che vengono interrogate, diciamo che nicchiano. Mary si tradisce. A un certo punto, perché dice che lei ha visto un bambino di 8 anni con questo Brian, che ovviamente il bambino di 8 anni picchiava Brian, e aveva in mano delle forbici rotte, che sembravano rotte o con le lame piegate. Peccato che la polizia non aveva rilasciato il particolare che erano state trovate delle forbici con cui erano stati tagliati i capelli ed era stato graffiato il corpo di questo Brian. Okay. E quindi cosa succede? Che Mary comincia a essere sospettata. E succede anche che in realtà Norma comincia ad accusare Mary di aver ucciso i due bambini. Sì. Sia Brian che Martin. Sì, e dice anche di aver cercato di fermarla ma non esserci riuscita. Sì. Che è un po' strano, appunto, una di 13 che non riesce a fermare una di 11, però sorvoliamo. Sì, ma è anche strano come sono finite quelle forbici vicino al corpo. La ricostruzione delle due bambine è questa. Allora, hanno incontrato questo Brian per strada. Visto che Brian conosceva Norma, ha cominciato a seguirle, perché Norma gli ha detto: vuoi venire al negozio a prendere le caramelle? Mary gli dice: ma tu, cioè, come facciamo a prendere caramelle al negozio che non c'hai soldi? E lei dice: lascia stare, le dice di asciugarsi il naso, no, per non dire cose così. E praticamente si fanno seguire da questo Brian. Addirittura a un certo punto Norma lo fa camminare davanti a loro per tenerlo d'occhio. Se non che arrivate appunto al negozio dei dolci, eccetera, Norma dice a questo Brian che in realtà, se vanno lì nel campo, dove poi ci sono questi blocchi, eccetera, c'è una signora che gli dà le scatole di caramelle. E lì succede quello che succede. Praticamente tutte e due danno la stessa versione, ma la colpa è dell'altra. Esatto, che è molto strano questa che cosa. Che è molto strano. L'unica cosa certa della è che erano tutte e due presenti al momento dell'omicidio. Perché sì. Cosa succede? Che Mary dice che è Norma che a un certo punto l'ha fatto sedere per terra, è saltata addosso a Brian e ha cominciato a strozzarlo. Lei ha provato a fermarla, non c'è riuscita e allora è andata via. E tra l'altro Mary dà anche dei particolari un po', come si dice, dei particolari che non può inventarsi da bambina, ossia che Norma stringeva così forte che le dita le erano diventate bianche. E le labbra del bambino erano diventate viola, no? È una cosa che un bambino non si inventa, cioè, nel senso, a meno che non hai visto che succede veramente, non sono particolari che ti inventi, no? E Norma racconta la stessa cosa, ma al contrario, dicendo che è stata Mary. Se non che Norma dice che poi lei ha provato a fermare Mary, ma non c'è riuscita, spaventata è scappata ed è andata a fare pompon di carta. Sì, sì, che sono tipo degli origami di carta, sì. Forma per fare i pompon. Sì, sì, per fare tipo gli striscioni per le feste, quelle cose lì. Sì, esatto, quindi tipo se fate delle palle di carta sono quelli pompon. Vabbè, non credo che sia importante, però sì, è scappata e poi si è messa a fare bricolage. Esatto, esatto. E cosa è successo? Che in realtà poi Mary è rimasta lì a finire il povero Brian, è andata a chiamare Norma, sono tornate sul corpo del bambino, a vedere il corpo del bambino, far vedere a Norma il corpo del bambino morto, e in quel momento lì hanno
come si dice, inciso la N, che poi è diventata M, sulla pancia del piccolo Brian, e l'hanno ferito con le forbici, tentando anche di evirarlo, o sono riusciti a evirarlo, non si capisce. Non credo che siano riuscite, da quello che ho letto io. No. Ah, ok. Non ho la certezza, ma non credo. Cioè, c'erano dei tentativi di mutilazione. Ma infatti, come dicevo prima, ci sono varie versioni, nel senso che alcuni appunto dicono che è stato solo ferito. In un'altra, cioè, nel senso, ho letto che avevano proprio tentato di tagliargli la gamba con ste forbici. Però mi sembra un atto un po' eroico riuscire a tagliare la gamba con un paio di forbici. Sì, ma infatti vedi, in questo caso abbiamo lo stesso problema con le fonti che nei casi molto più vecchi. Continua a tornare questa roba, sembra che stiamo parlando di un caso di 30 anni prima. No, infatti. Strano. E cosa succede? Che appunto praticamente queste due versioni contrastanti però convincono la polizia che sono state Mary e Norma. Mm-mm. E praticamente vengono arrestate praticamente il 5 di agosto. Vengono messe in galera, cioè in galera, in custodia preventiva, diciamo, certo. E sono messe in due celle, una di fronte all'altra, e cominciano a litigare, e cominciano a darsi la colpa l'un l'altra. Se non che Mary non vuole dormire. Quando le chiedono perché non vuole dormire, lei dice che ha paura di bagnare il letto, perché lei è solita farsi la pipì a letto. E cosa faceva la brava madre Betty quando lei faceva la pipì a letto? Che faceva la madre di Bilancia, quella che faceva la madre di Ridgeway, cioè anche. Quindi sì. Torna tutto, praticamente le pucciava la faccia dentro il materasso sporco di pipì e poi appendeva il materasso al pubblico ludibrio della strada, praticamente appendeva il materasso fuori per farlo asciugare facendolo vedere a tutti i vicini, altro segno che comunque la madre fosse un minimo drammatica. Sì, la parola giusta. Però credo che fosse considerato una specie di metodo educativo in quel periodo, perché appunto alla fine, bene o male, il periodo è quello, no? L'infanzia di Bilancia, l'infanzia di Ridgeway, l'infanzia di Mary Bell. Ma quindi, infatti, qualcuno pensava che facendoli vergognare del fatto che facessero la pipì a letto la smettessero, ma è proprio il contrario invece. Sì, cioè gli crei dei traumi incredibili, cioè, ma tra l'altro sta cosa qui di pucciare la faccia nella pipì per fargli capire che non si fa neanche più ai cani. Sì, infatti, adesso quindi, sconsigliano di farlo agli animali, quindi figurati. Sì, esatto. E tra l'altro, durante questo periodo di detenzione di Mary, vengono fuori altre piccole caratteristiche, tipo il fatto che a un certo punto tenti di strozzare un gatto a mani nude, una guardia la riprenda e lei dice: no, vabbè, ma tanto io non farei mai del male delle cose che non possono difendersi. Cioè, una risposta del genere. Sì, beh, c'è qualche dubbio sull'episodio del gatto, perché lo racconta solo una guardia, quindi potrebbe esserselo inventato per rivenderlo alla stampa, in realtà. Sì, sì. Diciamole queste cose, che noi chiaramente riportiamo quello che è scritto, però non tutto è necessariamente andato così. In particolare questo l'ho sottolineato perché c'è una testimonianza sola di questa roba, di una che magari se l'ha inventato, perché sembra un po' strano che lì davanti a tutti, intanto perché c'è un gatto dentro. Adesso capisco che i gatti vanno dove vogliono, però già è strano. Magari e poi la prima cosa che succede è che lo danno a lei, di tutte le persone cui possono dare il gatto lo danno a lei, e lei subito lo strozza. Cioè, ma è un riflesso condizionato, condizionato. Cioè, ti regalo il gatto, te subito... Vabbè, questo qui, sì, in effetti questo qui è per avvalorare il fatto che Mary Bell possa essere una serial killer in erba. Certo. E infatti cosa succede? No, certo, perché ti stai ricottendo alla triade di McDonald's, quindi la pipì esatto. A letto ce l'abbiamo sicuramente. Sì. Maltrattare gli animali però io lo metto in forse, però contiamolo. Sì. Esatto. E cosa succede? Che praticamente il 5 dicembre del 1968 fanno il processo a Mary Bell e Norma Bell. E prima del processo ovviamente ci sono i vari accertamenti, ci sono i vari studi, eccetera. E praticamente
Mary Bell viene esaminata anche a livello fisico e pare che sia vergine. Sì. E per questo che viene messo in dubbio quello che poi le racconterà sul fatto che sua madre la vendesse agli altri. Anche perché esatto. Poi fra poco parleremo di un altro episodio che avvalora questa ipotesi. Sì. Allora, però vabbè, va detto che non necessariamente, cioè Mary Bell poteva essere stata data a qualche cliente con passione per le bambine piccole, ma che quindi non necessariamente vuole la penetrazione, quindi non esclude del tutto la possibilità di molestie, però sì. Insomma, comunque era vergine, quindi non ha subito lo stupro di quel tipo. No, esatto, infatti stavo dicendo proprio quello, cioè nel senso allora, esclude la penetrazione, ma non esclude il fatto che comunque assistesse al lavoro di sua madre e a volte sua madre la facesse partecipare. No. E tra l'altro lo psichiatra, che è questo Robert Horton, praticamente dipinge le due bambine in modo completamente diverso. Mm-hmm. Nel senso che Mary Bell sembra intelligentissima, una fredda manipolatrice e con tendenze psicopatiche. Mentre, come dicevamo all'inizio, cioè come dicevamo poco fa, Norma invece sembra una bambina molto debole, molto succube e con un lieve ritardo mentale. Mm-mm. E questa cosa poi verrà praticamente data per assodata al processo. Anche se effettivamente Mary non confessa, parlando con lo psicologo, con lo psichiatra, con questo Robert Horton, in realtà non fa chissà che confessioni e neanche parla tantissimo, anzi si chiude in se stessa e non parla mai. E lui interpreta questa cosa come il fatto che lei è una bugiarda, una manipolatrice, una che vuole farsi vedere, una che vuole sottomettere gli altri alla sua volontà. Così, una bambina di 10 anni con queste capacità fuori dal comune. Mentre Norma, appunto, come dicevo, viene considerata debole, incapace di fare azioni di una certa forza fisica, tra cui strozzare un bambino. Norma sembra anche leggermente lenta a sentire appunto questo psichiatra Horton che esamina le due bambine. Le testimonianze della polizia avvalorano, cioè nel senso dipingono un'altra situazione familiare nel senso diverso tra le due bambine. Nel senso che pare che Mary, cioè benché le case delle due famiglie Bell siano identiche perché sono quelle costruite in serie nell'Inghilterra. Sì, lì tutti avevano la casa uguale a tutti gli altri, cioè una cosa anche un po' inquietante, le foto del quartiere. Esatto. Pare che la casa di Mary Bell sia poco più che un tugurio. Nonostante vivessero praticamente dentro 4-5 persone, perché c'era Mary con i due fratellini minori, c'era la madre di Mary e questo zio Bill e il cane, però pare che fosse poco più di un tugurio. Invece la casa di Norma era tenuta molto meglio, nonostante fossero in 13, cioè 11 bambini e più il padre e la madre di Norma. E questo già dà un'indicazione su chi viene ritenuto veramente colpevole dei due omicidi. Sì. Se non che, cosa succede? Che i genitori di Norma riescono a assumere un avvocato che è un vero avvocato, nel senso, è questo R.P. Smith, che era giovane, rampante e ha fatto di tutto, diciamo, per istruire Norma e dirle come comportarsi. Esatto. L'avvocato di Mary, di cui non si sa neanche il nome, cioè passato alla storia, era straconvinto che fosse lei la colpevole, già lui, cioè nel senso, e le ha detto: cerchiamo di fare i danni minori, tu stai zitta, qualsiasi cosa devi dire chiedi a me, eventualmente la dico io, e non dire niente. Il padre di Mary, Billy Bell, che è, ricordiamolo, un rapinatore, un ladro, uno che dice a sua figlia che la cosa più cattiva che può fare un uomo è sparare a un poliziotto, le dice di fare l'uomo in tribunale, nel senso che di non lasciarsi andare, di non piangere e di tenere il mento alto e guardare sempre negli occhi tutti quelli che le fanno le domande, di non abbassare mai lo sguardo, se no sarebbe sembrata debole.
E tra l'altro questa cosa Mary l'ha sempre avuta, nel senso che non è mai stata descritta come una bambina che piangeva, come una bambina che anche se si faceva male si lamentava, così, anzi è sempre stata descritta come una bambina dura, e anche a scuola non era mai stata una bambina, diciamo, accettata dagli altri o comunque inclusa, eccetera, ma questo qui sembra non averle mai dato fastidio, no? E quindi cosa succede? Che durante il processo Mary Bell praticamente guarda tutti dritto negli occhi, non sorride mai, c'è sempre, pare, il mento alzato, lo sguardo fiero, e risponde a tutte le domande che le fanno. Norma invece scoppia a piangere ogni due per tre e non riesce a rispondere. Tra l'altro a un certo punto il giudice, visto come soffriva questa povera bambina per una domanda che le avevano fatto, cui non aveva voluto, cioè una domanda importante a cui non aveva voluto rispondere, sospende l'udienza per 4 giorni. Una roba del genere. Comunque il processo dura 9 giorni in tutto. La giuria si ritira per, diciamo, 4 ore, e praticamente cosa succede? Danno il carcere a vita a Mary Bell, e Norma viene, diciamo, ritenuta non colpevole. Esatto. Però vabbè, il carcere a vita in realtà non era proprio a vita, nel senso che si sarebbe potuto trovare un momento per farla uscire sulla parola. Sì, sì. Cioè, questo, dato che lei era così piccola, non hanno dato una scadenza del tempo in cui lei avrebbe dovuto rimanere rinchiusa, ma l'hanno lasciato agli psichiatri da decidere. Sì, infatti la sentenza è carcere a vita o fino a piacere di sua maestà. Quindi se la regina, esatto, una mattina si sveglia che dice ma facciamo uscire Mary Bell, lei può andare libera, esatto, a correre nei prati. No, comunque appunto Mary Bell viene condannata come unica colpevole di questi due omicidi, di questi due bambini, perché tra l'altro Martin era stato seppellito con, come si dice, la causa della morte non accertata, no? Sì. E praticamente dopo il ritrovamento di Brian, i due omicidi vengono collegati, perché Martin, tra l'altro, l'unica cosa che strana che aveva era un po' di bava sulla guancia, che indicava il soffocamento per questa flaccone di pastiglie che hanno trovato di fianco a lui, e non aveva segni sul collo. E praticamente questa cosa qui l'hanno ricollegata col fatto che era stato soffocato da uno abbastanza debole, cioè abbastanza forte per bloccargli il respiro, perché comunque era un bambino, certo, di 4 anni, ma non abbastanza forte da lasciargli lividi. E quindi appunto il procuratore Rudolf Lyons praticamente accusa queste due bambine di questi due omicidi, e una finisce in carcere a vita e l'altra viene liberata. In realtà poi Norma viene condannata a 3 anni per essere entrata nell'asilo e aver lasciato le scritte, che però sono in realtà, cioè nel senso, non finisce mai in galera, perché viene affidata a degli psicologi. Certo. E cosa succede? Che praticamente qui torniamo alla madre di Mary Bell, perché durante il processo fa delle sceneggiate che neanche Leonora Duse ai tempi d'oro. Perché praticamente si presenta al processo con questi occhiali neri, questa parrucca bionda, che tra l'altro, povera, nel senso che era fatta male, continuava a caderle dalla testa, e piange a piè sospinto, urlando, poi si alza drammaticamente, esce dall'aula, rientra per farsi sbattendo le porte, così almeno tutti la guardano, tutti la sentono, eccetera. Mentre Billy, il presunto padre, cioè comunque il padre putativo di Mary, non fa un plissé, nel senso, guarda il processo ma non fa niente. E niente, quindi Mary Bell viene condannata a vita e finisce a Red Bank a St. Helens nel Lancashire, che io lo dico così come curiosità, è lo stesso istituto dove poi nel 93 hanno incarcerato John Venable, che è uno dei due ragazzini, non so se vi ricordate la storia, tu te la ricordi, Clara? Ma è quella che hanno ucciso un altro bambino?
è quella storia che viene spesso accostata quando si parla a questa storia qui, che adesso non mi sono segnata i nomi, sì, però spesso si fa riferimento al caso Mary Bell, perché sì, erano due ragazzini che hanno ucciso un altro bambino più piccolo. Sì, due ragazzini di 10 anni che in un centro commerciale di Liverpool hanno rapito questo bambino di 2 anni, l'hanno torturato per tutto il giorno e poi l'hanno ucciso e abbandonato sui binari della ferrovia. Sì. E questo John Venable è stato incarcerato nello stesso carcere appunto di Mary Bell, poi è stato rilasciato e poi si è scoperto che era uno stupratore pedofilo recidivo, quindi fatto fuori dentro dalla galera. E niente, appunto Mary Bell si fa 5 anni a Red Bank, poi viene, che è un carcere misto, no? Di uomini e donne, in realtà c'erano solo uomini, c'era Mary Bell che era l'unica bambina di 11 anni in mezzo a questi uomini, però... Sì, ragazzi però, se non sbaglio, no, sì, uomini sì, adulti. Sì, sì, cioè nel senso ragazzi verso la maggiore età, cioè quelli non ancora adulti, quelli che non dovevano andare in carcere, quindi... Esatto, per questo era misto, perché non ce n'era previsto anche uno femminile, solo che non c'era dentro nessuna donna. Esatto, non c'era... Infatti Mary Bell sopravvive a questa cosa grazie al direttore di Red Bank, che era questo James Dixon, che tra l'altro se la prende così a cuore che nei 5 anni di detenzione le fa un po' da padre. Anche perché appunto, come dicevo all'inizio, nel 69 Billy Bell viene arrestato e non può più andare a trovare, cioè viene arrestato per rapina a mano armata e non può più andare a trovare Mary Bell appunto a Red Bank. La madre invece va a trovarla sempre. Va a trovarla sempre, vende la storia ai giornali, a chiunque le offra dei soldi per parlare di questa disgraziata figlia e quindi offre. E poi cosa succede? Quando va a trovarla, la cazia a nastro, no? Tu mi fai fare brutta figura, tu di qua, tu di là, io sono una madre di un'assassina, così. Tanto che a un certo punto alcune guardie, ma anche i medici dell'ospedale, che comunque seguivano Mary Bell perché era stata ritenuta psicopatica e quindi aveva degli psicologi che comunque la seguivano, non è che era abbandonata a se stessa lì dentro in una cella e basta. Certo. Chiedono che la madre Betty non vada più a trovarla, cioè che qualcuno impedisca alla madre di andare, perché le faceva solo male. E qua si torna alla sindrome di Munchausen per procura. Sì. Che questa Betty ha sfruttato, abbia sfruttato tutta questa storia di sua figlia per la notorietà, per soldi e per cose del genere. Cioè, nel sì, senso, certo, non... quando aveva occasione di vendere foto della figlia, interviste, così, lei lo faceva. Esatto, era ben lieta di farlo. E tra l'altro tutti dicono che non sembrava, cioè sembrava facesse finta di essere una mamma quando andava a trovarla. Cioè era come se recitasse e non sembrava affatto trasportata verso questa bambina, perché comunque aveva 11 anni, era ancora una bambina. Comunque Mary Bell rimane a Red Bank per 5 anni fino al 73, dal 69 al 73, poi viene trasferita in un in un riformatorio per ragazze, che è Steal, dove a un certo punto dice di essere una butch. Esatto, butch. Una butch. Butch. Sì, cioè praticamente lei adesso si ritrova circondata solo da ragazze in quell'età lì in cui tu vuoi sperimentare sessualmente e inizia ad avere dei dubbi sulla sua eterosessualità e inizia a considerarsi lesbica, ma non solo, diventa una buccia, nel senso che lei cerca di avere un look mascolino, cosa tra l'altro difficile per lei perché è molto femminile come ragazza, però sì, al punto da arrivare a richiedere di fare un cambio di sesso, quindi ha un periodo di transessualità che poi però supera, quindi... Sì. Penso che possiamo inserirlo nella categoria confusione senza offendere nessuno, perché ci stiamo basando solo sulla storia, su come è andata. Sì, esatto. Sì, anche se tra l'altro lei girava anche con tipo dei calzini arrotolati per così, nei pantaloni per simulare di avere il pene, nel senso per dare l'idea. Che poi è anche un periodo abbastanza breve, però ha questo periodo dove lei vive da maschio
al punto anche di richiedere di essere operata, richiesta che viene bocciata dagli psicologi. Esatto. Ha ragione in questo caso, perché poi dopo l'ha superata, no? Se no altrimenti avrebbe continuato su quella strada. Sì, sì, anche perché poi in effetti lei ammette anni dopo, adesso ci arriviamo, come sappiamo tutte queste cose qua, lei ammette anni dopo di in realtà che il cambio di sesso era un cambio di persona, nel senso che lei non voleva essere più Mary Bell, nel senso non voleva essere più la bambina che era stata e che aveva subito tutto quello che aveva subito nella sua vita, compresa l'accusa dei due omicidi, no? E comunque poi viene da questo carcere femminile, viene trasferita a Murkaut. Non me la ricordo adesso. Vabbè, comunque, la pronuncia di quello. Murkaut, che è praticamente un carcere a tutti gli effetti, e nel 77 insieme a un altro detenuto fugge. Scappa. Sì. Sì, era un carcere ovviamente di minima sicurezza, cioè non era Alcatraz. Cioè. Sì, però anche questa gente che scappa di galera, no? Cioè a me vengono in mente Bonnie e Clyde, mi sembrano cose precedenti agli anni 70. Sì, ma anche a me, infatti io mi devo concentrare a ricordarmi gli anni. Sì, sì, tutta questa storia ti confonde tantissimo. Vabbè, l'abbiamo letto un milione di volte, però è vero, ragazzi. Cioè, qualsiasi cosa senti sembra uscita direttamente dagli anni 50 e invece no. Esatto, esatto. Comunque, appunto, lei nel 77 fugge con un altro detenuto, vengono raccolti da altri due ragazzi e qua lei... vengono ripresi dopo due giorni e qua lei perde la verginità con uno di questi. E lei dice che l'ha fatto perché voleva rimanere incinta. Sì, e quindi è una motivazione piuttosto bizzarra, comunque non resta incinta, però in compenso il ragazzo vende la storia ai giornali. Subito, cioè, ovvio. Che vabbè, però qua stiamo parlando dei tabloid inglesi, no? Che quindi si comprano tutte queste schifezze, perché obiettivamente non è tutto interessante sta storia, cioè ho fatto sesso con Mary Bell, ok, perché ti devo dare dei soldi per questa storia? Però gliel' hanno dati. Però comunque Mary Bell era la criminale più famosa dell'Inghilterra in quel periodo, in quegli anni lì, probabilmente tuttora. Cioè, nel senso, probabile. Probabilmente... E poi c'era anche una cosa di feticismo sopra, perché comunque la ragazzina crudele, piccola, però sexy, c'era tutta sta roba qua abbastanza losca dietro, secondo me, che... Ma anche animava un po' gli spiriti di alcuni di quelli che seguivano il caso, insomma. Ma anche secondo me. Ma a proposito della notorietà, c'era anche la cosa che in Inghilterra si dice ai bambini che non vogliono fare qualcosa: guarda, che se non fai qualcosa, viene a prenderti Mary Bell. Sì. Sì, sì. Vabbè, qui c'è gente che dice chiamo la Franzoni, quindi penso che il livello è quello. Sì, sì. Sì, sì. E comunque è una storia che è entrata nell'immaginario collettivo inglese. Certo. Così. E niente, praticamente dopo queste peripezie nell'80 Mary Bell a 23 anni viene rilasciata, e viene rilasciata dopo che ovviamente ha confessato tutto quello che poteva confessare, e quindi poi gli psicologi ritengono sia riabilitata. E a 23 anni appunto nell'80 viene rilasciata, nell'84 a maggio, il 25 maggio, quindi un giorno prima del suo compleanno, nasce la sua prima figlia. E qua apriamo una parentesi, nel senso che nell'80 viene rilasciata e per legge in Inghilterra la sua identità viene celata. Sì. E la figlia ha un'identità protetta fino alla maggiore età. Se non che nell'84, nel 90 e qualcosa, praticamente i giornalisti riescono a capire chi è questa signora, cioè nel senso chi era, e quindi era Mary Bell, e la sputtanano a tutta la nazione, vanno fuori, tanto che loro a un certo punto sono costrette a scappare nascoste, cioè vestite tipo fantasmi, con le lenzuola e le coperte sulle teste per non farsi riprendere e per tenere ovviamente la figlia di Mary Bell, che non sapeva niente del suo passato, non sapeva chi era sua madre, eccetera, per tenerle un po' di privacy. A quel punto lì Mary Bell comincia una lotta estenuante contro il governo britannico per far estendere la legge fino, cioè nel senso
per tutta la vita, non solo per i 18 anni, no? E questa cosa qui viene praticamente accolta, no? Mary Bell vince la sua battaglia nel 2003 e c'è questa ordinanza di Mary Bell. Questa, la legge viene proprio chiamata, è conosciuta come l'ordinanza di Mary Bell, in cui praticamente si dice che le persone riabilitate che escono dal carcere a cui si cambia l'identità ce l'hanno, cioè viene cambiata l'identità, ma la possono mantenere per tutta la vita, una specie di identità segreta. E nel 2009 Mary Bell è diventata nonna. Sì. E arriviamo a come sappiamo queste cose e i dubbi che ci sono su tutta la storia. Esatto. Perché c'è una giornalista, una certa Gitta Sereny, che secondo me è totalmente ossessionata da Mary Bell. Perché? Vabbè, sì. Perché nel 72 praticamente scrive The Case of Mary Bell, in cui raccoglie tutte le carte processuali, tutte le cose, ma è solo dedicato al processo. E poi nel 98 esce con un libro che si chiama, che ha fatto un certo scalpore, che si chiama Cries Unheard, The Story of Mary Bell, in cui intervista Mary Bell, tutti i suoi conoscenti, e ricostruisce l'intera vita di Mary Bell. E qua c'è un problema, perché praticamente in Inghilterra c'è una legge che i condannati non possono guadagnare dal loro crimine, come c'è in America, non so se c'è in Italia. E sai che non credo che ci sia in Italia. Ma anche secondo me non c'è in Italia. Però se vedi è una legge abbastanza recente in generale, perché in Canada ne avevamo parlato sempre riguardo ai Ken and Barbie Killers, che non c'era quella legge, l'hanno fatta quasi per loro. Per loro, sì, quindi esatto. Negli anni 90 che hanno tirato fuori sta legge. Sì, però negli Stati Uniti c'era già, perché ad esempio Gacy non poteva guadagnare dei suoi... È vero, dei quadri. Dei quadri non poteva guadagnare soldi. E quindi cosa succede? Che nel 98 appunto... esce questo libro e si scopre che Mary Bell è stata pagata profumatamente per aiutare Gitta Sereny a scrivere questo libro, e addirittura si mette proprio Tony Blair in persona, che sarebbe il primo ministro inglese, a cercare di fermare l'uscita. Non ci riesce, ovviamente, per via della libertà di stampa. Mary Bell viene pagata per partecipare a questo libro, e questa in teoria sarebbe la fine della nostra storia. Esatto, in teoria, perché appunto, come vabbè, ci avete ascoltato fino adesso, si sente che io e Marco qualche dubbio su una figura di questa storia ce l'abbiamo, e cioè Norma. Perché allora, a me, in realtà l'ho già detto prima, però risottolineo la cosa, non mi torna che Norma sia questa bambina proprio così tanto stupida. Perché comunque fa diverse cose che provano il contrario, già dal fatto che appunto nel vicinato le affidavano i bambini. Quindi già partiamo da questa cosa, chiaramente è una bambina che tu vedi come affidabile. E poi tutto questo gioco di farsi le sfide con Mary. Allora io non escludo che magari Mary fosse particolarmente intelligente per la sua età, anche se non mi risulta, perché a volte lei si contraddice da sola, si mette nei guai da sola quando la interrogano, quindi... Tra le due non è che mi sembra che... Non mi sembrano mignolo col prof, insomma. Mi sembrano più o meno pari le due bambine. Con tutto che Norma ha anche il vantaggio di essere più grande, quindi un po' più sgamata, a dir la verità. E probabilmente tutto si riconduce al fatto che hai detto tu, che la famiglia di Norma le prende un super avvocato che riesce a scagionarla completamente, perché in realtà una sua parte di colpa... Secondo me ce l'ha, secondo alcuni ha addirittura tutta la colpa, perché allora mentre io facevo le ricerche su questo caso mi lasciava perplessa questa roba che non si trovasse niente su Norma, niente, e allora continuando a cercare mi sono imbattuta per caso nei video di Paolo Amaro su YouTube. Io confesso che non lo conoscevo prima, però ha un sacco di video e se sono tutti così interessanti mi guarderò anche gli altri. Comunque ha fatto una serie lunghissima sul caso di Mary Bell, non so cosa sono, 7 ore. Sono 10 video, diciamo tra i 35 e l'ora di durata, l'uno. Sì, quindi una roba veramente, cioè li ho seguiti tutti, super interessante il modo in cui spiega, in cui lui parla di questo caso,
ma da subito dicendo che lui ha una teoria, e la sua teoria è quella che Mary Bell fosse addirittura innocente e Norma fosse la colpevole di tutto. E ora noi non è che vi rispieghiamo qua tutta la teoria di Paolo Amaro, certo, perché ci ha lavorato lui anche per un sacco di tempo a giudicare dai video, però se volete dargli un occhio, lui comunque argomenta tutto e io non sono sicura di essere completamente dalla sua parte in questo senso, cioè non credo che Mary Bell fosse del tutto innocente. Però mi ha fatto piacere questa analisi nei comportamenti di Norma, perché anch'io trovavo veramente strano che lei fosse stata prosciolta così, quando come minimo faceva le sfide. Cioè, se anche facciamo che è stata Mary a fare tutto, però comunque c'era questa cosa che si sfidavano con Norma, e questa cosa cioè, abbiamo un sacco di testimonianze, si facevano le sfide, se non fai questo sei un pollo, no io sono coraggiosa, te lo faccio vedere. E quindi può darsi che questo sfidarsi sia arrivato anche ti sfido a strozzarlo. Sì, no? Sì, allora sì, nel senso si è arrivato, non ti sfido a strozzarlo, ma cioè nel senso a fare una cosa peggiore della mia. Sì. Che magari può essere stato il primo bambino spinto, cioè nel senso il primo bambino che è caduto, quello che si è rotto la testa ma non è morto, magari l'ha fatto una e l'altra è arrivata a strozzare questo Martin. Ora, io appunto anche dopo che me li hai detti sono andato anch'io a vedermi i video di Paolo Amaro, e su tante cose in effetti dà delle spiegazioni plausibili. Sì, lui punta estremamente plausibili. Poi lui comunque da subito dichiara che lui ha un punto di vista. Certo. No, ma infatti su alcune cose gli ho dato perfettamente ragione. Nel senso che, ma anche su determinate dinamiche tra le due, soprattutto psicologiche, ha secondo me perfettamente ragione. Ha ragione sul fatto che probabilmente l'avvocato di Norma ha fatto sparire tutte le foto, tutte le notizie su Norma. Infatti c'è una foto, cioè si trova solo una foto di Norma dove sembra particolarmente innocente. Sì, che è molto strano che non ci siano proprio foto, niente. È vero che era un periodo senza social, senza internet, per forza di cose non è che trovi tutte ste immagini, però di Mary Bell qualcosa trovi. Questa Norma scomparsa nel nulla, cioè l'hanno fatto una foto in tutta la sua vita. Sì, io tra l'altro ho letto che pure è morta nell'89, ma non sono riuscito a trovare il perché, il per come, se sia vero, eccetera. E guarda, io ti dirò una mia teoria. Prego. Nel senso che, secondo me, il primo bambino, Martin Brown, non è stato ucciso né dall'una né dall'altra. E da chi? E non so, da qualcun altro. O da qualcun altro, o sia veramente soffocato. Secondo me l'hanno messo, perché ad esempio una cosa su cui concordo con perché lui si basa molto sul libro di Gitta, nel beh senso certo che lui prende, beh, perché comunque è la fonte più completa, perché lei intervista sia Mary Bell in prima persona sia varie conoscenze, quindi sì. Però c'è un piccolo particolare, nel senso che queste cose sono successe nel 68 e lei viene intervistata tra il 96 e il 98, quindi a 20 anni di distanza. Ora, io magari sono particolarmente scemo, ma sicuramente non mi ricordo esattamente cosa ho fatto e cosa ho pensato a 11 anni. Chiaro. Cioè, nel senso, di cazzate ne avrò fatte, cioè non sono mai arrivato a soffocare un bambino, però di cazzate ne ho fatte tante e non me le ricordo. Cioè, nel senso, quindi è possibile che Mary Bell, o comunque chi viene intervistato, abbia colmato alcune cose con il sentito dire. Certo. Cioè, comunque sono passati 20 anni. Chiaro. Dal coso. E quindi il libro è affidabile, come tutte le confessioni di tutti i serial killer di cui sempre parliamo, è affidabile, ma secondo me fino a un certo punto. Ed è un po' poco per dire qual è la verità. Nel senso, la verità alla fine la sa solo Mary Bell e probabilmente forse. No. Forse. Forse la sa Mary Bell, perché col fatto che appunto queste cose sono successe quando lei era così piccola, poi è stata attraverso istituti psichiatrici, carcere, cose di questo tipo, magari cioè magari non la sa neanche lei la verità, può darsi. Sì, anche perché comunque era sotto psicofarmaci, considerata comunque una psicopatica, eccetera,
quindi di droghe, tra virgolette, ne ha prese tante nella sua vita. Secondo me i ricordi un po' si confondono e va a riempirli con quello che ti hanno raccontato, quello che ti hanno obbligato a dire. Certo. A un certo punto così. Comunque è una teoria molto interessante. La mia teoria è che il primo bambino non sia stato ucciso da loro. Ok, ma quindi tu dici hanno trovato il cadavere, si sono ispirate, cioè in che senso non è stato ucciso da loro? Loro andavano solo a guardare il cadavere, per quello che hanno... Secondo me sì, secondo me una delle... Allora, la versione di Norma è che ovviamente Mary Bell l'abbia chiamata, vieni ti faccio vedere una cosa, siano andate alla casa, infatti poi i ragazzi li hanno trovati, cioè nel senso le hanno viste avvicinarsi che tentavano di entrare, poi sono state mandate via. Ok, la versione di Mary Bell è l'esatto contrario, che Norma l'abbia chiamata e siano andate a vedere sto bambino. Ora, secondo me il bambino che comunque andava in giro da solo, eccetera, perché come si dice, Martin appunto era quello lì che si era fatto il latte, che aveva fatto il latte per suo fratello, per uscito per fare commissioni per la zia, sia stato fermato e come si dice, o sia stato ucciso da qualcun altro e loro abbiano visto, oppure una di queste commissioni era appunto portare le medicine e lui abbia provato a prenderle, soffocando. Il fatto è che, ad esempio, una cosa di cui mi sono dimenticato è che un paio di giorni dopo l'omicidio di Martin, Mary Bell disegna sul suo quaderno, e su YouTube ovviamente mettiamo l'immagine, disegna sul suo quaderno il corpo di Martin con di fianco il flacone di medicine e un uomo che le si avvicina. Allora, nel disegno mi pare che sia un poliziotto, però potrebbe non essere un poliziotto, potrebbe essere, cioè comunque un disegno di una bambina di 10 anni, cioè nel senso non è che stiamo parlando di iperrealismo o di cose del genere. E praticamente c'è anche una scritta dove descrive quello che è più o meno successo, no? Però non parla di omicidio, non dice, quello che scrive non dice che io ho ucciso Martin Brown. Secondo me Mary ha visto qualcosa, nel senso che ha visto un uomo che portava dentro questo edificio abbandonato il bambino, Martin Brown. È una mia supposizione, ovviamente basata su quello che conosco di questa storia. Però mi pare strano che nessuna delle due abbia... né Mary né Norma abbia detto effettivamente che cos'è successo a questo bambino, perché Mary dà delle spiegazioni molto, cioè all'inizio dice che lei l'ha tirato su per le orecchie, lui è caduto ed è morto, però non è una cosa plausibile. Poi dice che a un certo punto lei si è nascosta sotto i mattoni di fianco al corpo, si è addormentata, si è svegliata, è uscita dai mattoni e è tornata a casa. Un'altra storia. E non lo so, quindi io ho i dubbi sul fatto che loro, però appunto il fatto che possa essere stata Norma è una spiegazione, è un'ipotesi plausibile. Sì, secondo me è molto plausibile. E poi vabbè, resta il fatto che forse è la cosa più ovvia, e quindi secondo me è quella più probabile, è che si stigavano a vicenda. Si stigava una vicenda perché, vabbè, Mary era una bambina chiusa, un po' particolare, con un suo carattere, che poi in più aveva una madre discutibile, che oltre a essere una madre discutibile, in più praticava sadomaso a volte in casa con la bambina in casa, perché di solito, come dicevi tu, la madre andava via a lavorare, però pare appunto che a volte ci fossero degli incontri anche in casa, e quindi molti hanno fatto l'associazione con lo strangolamento. Però adesso io qua, magari gli appassionati di BDSM mi sbugiarderanno su questa cosa, ma io ci ho pensato, perché tu dici, chiaro, la bambina ripete quello che vede fare alla mamma. Ok, l'atto di soffocamento con le mani al collo, per quanto sia molto praticato nel BDSM, non mi sembra la classica cosa da mistress che tu paghi. Perché la mistress, al contrario del master, adesso va che paroloni che ti tiro fuori, tendenzialmente, poi è chiaro che ognuno fa quello che vuole, però tendenzialmente la mistress tiene una distanza anche fisica dallo slave, e da qui l'utilizzo di fruste, di cane e di quelle cose lì. Mentre invece quando c'è un master con la slave c'è un contatto molto più ravvicinato.
E quindi in realtà io non penso che la madre di Mary Bell, che lo faceva comunque di lavoro, avesse tutte queste richieste di strangolamento. Aveva più probabilmente le cose di sculacciamento, frustate, quelle cose lì. Sì, sì. Però vabbè, queste sono robe che mi sto, che, a cui sto pensando io in questo momento, tra l'altro. Quindi sì, magari sì, sono sì, cavolate. No, 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 quello lì è vero, perché comunque le fruste in casa gliele hanno trovate. Però lei sì, ha giurato, Betty, ha giurato che le fruste i figli non le avevano mai viste. Sì, ma comunque non è rilevante, perché poi negli omicidi non c'erano in ballo fruste. No, 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 esatto, esatto. Quindi, ok, è che appunto ho notato che molti dicevano è stata Mary, perché Mary era quella che in casa vedeva questo tipo di scene, e la mia risposta è, ma sai che forse non erano proprio così le scene che vedeva, erano un po' diverse. Mentre invece Norma era appassionatissima di Jack lo Squartatore, perché era appena uscito il film. Sì. E infatti, quindi secondo me si istigava la vicenda. Sì, sì, anche perché c'è un altro particolare che, su cui mette l'accento, che mi ha abbastanza convinto, cioè nel senso, una cosa che mi ha fatto notare Paolo Moreno. No, sì. Amaro. È una cosa che tra l'altro noi non conosciamo e neanche sì, gli sì, abbiamo detto che parleremo di lui del, no, podcast, esatto, ma ne stiamo parlando da mezz'ora, perché esatto, è molto interessante. È molto comunque interessante. No, una cosa che mi ha appunto convinto di Paolo Amaro è il fatto che Mary Bell risulta che ha sempre litigato con bambine. Mm-hmm. Non c'è mai stato uno scontro aperto con bambini. Invece Norma faceva botte con i ragazzi. E tra l'altro il giorno dell'omicidio di Brian pare che avessero incrociato un ragazzo di colore. Norma gli abbia detto vatti a lavare la faccia, N di M. Mm-hmm. E poi c'è quella storia lì del taglio sulla pancia di Brian, che pare fosse una N, perché come mm-hmm, dicevi tu, Norma, appassionata di Jack lo Squartatore, nel film lasciava la J, cosa che in realtà non è stata, però vabbè. Vabbè, vabbè, comunque, lasciava la J sui corpi e abbia lasciato la N. Mm-mm. Poi, presa da rimorso, ripensamento, forse non era così lenta come dicevano, ha fatto 2 più 2 e ha detto cacchio, così danno la colpa a me se faccio la M, si è tornata lì e abbia lasciato l'altra stanghetta della M, perché è una lettera scritta in modo particolare. Sì, come è se... una N a cui hanno aggiunto una gambetta, perché esatto, poi se non sbaglio la teoria ufficiale era che Mary voleva dare la colpa a Norma, quindi ha scritto la N e poi dopo che l'ha scritta ha pensato no, però preferisco prendermi il merito. Una teoria sì, anche questa che non è che torna tantissimo, no, un ragionamento veramente tanto contorto, ok? Che stiamo parlando di una probabile serial killer di bambini. Esatto, però esatto. E comunque appunto il di Brian in realtà se ne ricordano tutte e due hanno una versione contrastante ma identica, mm-hmm, nel senso che si invertono le parti a seconda delle testimonianze. E secondo me tra i due omicidi è più scioccante quello di Brian. Certo. Che quello di Martin, cioè il secondo bambino. Sì. E cosa succede? Che quello di Brian se lo ricordano perfettamente tutte e due, quello di Martin non se lo ricorda nessuna delle due. Mm. E anche per questo qua che secondo me, Martin o l'hanno trovato morto, o l'hanno visto, o sia stato, possa essere stato qualcun altro. Così. Vabbè, interessante, insomma ci sono un sacco di teorie su questo caso, più che su tutti gli altri di cui abbiamo sì, parlato, che sono paradossalmente molto più complessi, però questo ci lascia un sacco di dubbi, quindi a questo punto invito anche gli ascoltatori, se avete una vostra teoria di come è andata questa storia, scrivetecela, è il modo più immediato esatto, di scrivere un commento su YouTube, questo chiaramente è valido anche per chi ci sta ascoltando su Spotify o su iTunes, semplicemente... Sì. Ci cercate su YouTube, non è che dovete riascoltarvi per forza, no, certo, tutto il podcast, però lasciando un commento lì sotto è il modo più immediato per farcelo esatto, vedere, e altrimenti ci potete contattare sugli altri social, no? Il solito Instagram, sì, crimeandcomedy.podcast, in teoria abbiamo una pagina Facebook che non caghiamo mai, però no, è... proprio zero, però se ci scrivete leggiamo che è Crime sì, and Comedy, esatto, e niente, se volete metterci un mi piace al video fatelo pure, iscrivetevi al canale, ovviamente cliccate la campanella,
solite cose che vi dicono tutti gli YouTube. Se volete lasciarci qualche recensione positiva perché vi piacciamo su iTunes, fatelo pure. Se non vi piace, quello ci aiuta, ragazzi, è un modo di aiutarci tantissimo spendendo niente. Quindi se avete iTunes, lasciate 5 stelle di recensione. Se pensate che ne meritiamo 4, voi lasciatene 5, poi in privato ci dite: raga, però ne meritate 4, e noi miglioreremo e ne meriteremo 5 dopo. Esatto, se proprio non vi piacciamo, fatevi un po' i cazzi, cioè nel senso, ignorateci invece di scriverci le parolacce in privato. E niente, per questa settimana vi ringraziamo, come sempre Clara Campi e Marco Champier. Grazie e ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di Crime and Comedy. Esatto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao.